Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo playthrough di Crash Bandicoot 3. Ok ragazzi, volevo farvi vedere una cosa che sono riuscito a farmi. Vedete il platino, quindi Eug. O che mi dici Eug? O che mi dici? Guarda, del livello... Vabbè, però questo è quello più facile, però... Era il platino. Io ragazzi, voglio sapere, io punto sull'oro perché mi vorrei platinare il gioco. Crash 3, penso proprio che se mi metto d'impegno lo posso platinare. Qual è il prossimo livello? No, il livello dell'Isis, questo. Aia, aia, Ogrite. Cominciano questi livelli con la corsa. Devo arrivare per forza prima, raga. Allora, ignoriamo. Allora, qua mi posso fare sia cristallo, gemma e reliquia. Mi posso fare tutte e due le cose. Allora, aspetta. Ok, raga, dobbiamo arrivare prima. Mo' non me ne frega un cazzo delle casse. Dobbiamo arrivare primo. Allora, questo già è un po' semplice. Perché questo è già uno dei primi livelli. E qua raga, diciamo che è la prima volta che ci ho giocato a questi livelli qua di Crash 3. Cioè che dovevamo arrivare, come si dice, un po' primo. Sì, vado di qua. Occhio che mo dobbiamo andare un po' a zigzag. E vi volevo dire che... Scusatemi se non ho fatto uscire video, sincero. Dai, muoviamoci. E vi volevo dire un'altra cosa. Madonna mia. No, no. No, non ho preso la rincorsa. No, 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 esci, esci. Non ho preso la rincorsa. E vi volevo dire, scusatemi veramente che non ho fatto uscire video, raga. Però ho avuto un attimo, non proprio un problema. Poi vi farò un video a parte, un vlog dove parleremo un po'. Ragazzi, ho avuto la notizia che Black Ops 4 purtroppo non avrà la campagna. Sinceramente, ci tengo a sottolinearvi che a non avere un Call of Duty che non ha la campagna, sinceramente lo reputo una merda come gioco, sincero. Cioè, però raga, la cosa più che mi ha colpito è la modalità zombie. Cioè, vedremo la remastered di Mob of the Dead. Cioè, non vedo l'ora di metterci le mani. Però il problema, ragazzi, è uno solo. Io mi vorrei prendere una Deluxe Edition. Cioè, che voglio che ci sia il Season Pass dentro. Mi capite? Ad addosso te pareva. Andiamo più di qua. C'era anche qualche easter egg qua in Crash 3. Era l'easter egg dell'UFO, se non mi sbaglio. Che ti faceva arrivare direttamente al livello... A un livello segreto. Se non voglio dire cazzate. Quante? Ce ne sono 13. Vabbè, ce la facciamo dopo con calma. Ora vediamo di arrivare primo invece. Vai. Ok, facilissimo. Vai. Alza le dita, Crash, bravissimo. Ok, raga, ora ci facciamo la gemma e la reliquia. Allora, per farmi la reliquia invece devo aspettare che questi finiscono la gara. Perché qua un platino è facile prendere. Vabbè, pure oro, però fammi fare una grattata di palle. E vi stavo dicendo che non reputo, come posso dirvi, un Call of Duty così, sincero. Perché onestamente... Vedere quanto è il platino qua. Massimo 20 secondi e ce la faremo. Dai, speriamo che ce la facciamo, dai. Chi è? Buongiorno a tutti, mi chiamo Dingo Dile. Uka Uka e Cortex mi hanno chiesto di trovare i cristalli dispersi nell'era glaciale. Quindi, fuori il malloppo o vi faccio arrosto! Dingo Dile, ah, Dingo Dile, sì, infatti mi ricordo che avevo un nome un po' particolare questo personaggio. Però diciamo. Comunque, raga, ve l'ho detto, non reputo un Call of Duty. Sinceramente,
sinceramente non lo reputo un Call of Duty, perché guardate, io vi dico la verità, sincero. Allora, sulla notizia che arriva questo presunto Black Ops 4 che arriverà, io mo mi devo platinare, mi devo prenotare la remastered di Spiro, mi capite? Ci facciamo, dai, ci facciamo la cassa e la gemma, sì. Vi stavo dicendo, no, il fatto ce la facciamo dopo, e vi stavo dicendo che poi voi ditemi sotto giù nei commenti cosa ne pensate, cosa ne pensate di Call of Duty Black Ops 4 senza un senza, come posso dirvi, senza un cioè, ve l'ho detto raga, senza la campagna è brutto. Perché guardate, io sinceramente ai COD, soprattutto quelli che hanno, come si dice, un che hanno avuto la storia, del tipo il primo ha avuto la storia, Black Ops 2 ha avuto la storia, il 3. Ragazzi, volevo chiedervi, ma sarete disposti a seguire una serie su un Call of Duty? A dire il vero, io avrei iniziato la serie del primo di Call of Duty Modern Warfare Remastered. Io se avevo Modern Warfare 2, cazzo. Il fatto è che non l'ho prenotato subito, ok. Che non l'ho prenotato subito, raga. Cioè, sono stato stupido. Vabbè, mi dovete pure capire, i soldi non crescono sugli alberi. Questo sta di fatto, però è andata bene, liscio come l'olio. Meno male, per poco pensavo che failavo la gemma, va. Perché ci sono parecchi youtuber che hanno anche failato la gemma. Ora ci facciamo la reliquia, raga. Però dobbiamo aspettare un po'. Allora, volevo dire una cosa a Eug. Io ho provato a corrompere a Eug, ragazzi. Sapete come? Dicendogli di darmi la sua game capture per giocare alla PS3. Perché raga, io onestamente vorrei fare anche i video di una qualità un po' migliore, ma più sulla PS3. Perché ricordatevi che la game capture ha l'attacco HDMI. Quindi purtroppo una game capture come quella che tiene Eug già mi potrebbe bastare. Però per una presunta PS5, voi cosa ne dite? Raga, per Red Dead Redemption 2 bisogna veramente, come posso dirvi, stare non proprio in ansia, diciamo più nella pelle. Guardate poi la grafica. Io raga, ve lo dico, io ho un televisore bellissimo dove questa qualità è bellissima, poi, sincero con voi. E vi posso pure dire che sinceramente la trilogia di Crash, che l'abbiamo giocata tutti quanti insieme, mi è piaciuta, sincero. E devo ammettere che Crash è stato difficile, soprattutto. Raga, purtroppo non farò il DLC del primo Crash, perché come voi potete ben sapere, il primo Crash di sé già fa sclerale. Allora, io forse mi sono fatto una reliquia d'oro esattamente nel primo livello del primo Crash, cioè nella Insane Beach. Vai, pronti? Vai! Vai, lottiamo contro il tempo, ragazzi. Dobbiamo essere veloci come il vento, agili come una gazzella. Vado sempre a sbattere io. Non cacchiamo qua, dai. Dobbiamo prendere solo i punti interrogativi. Bravissimo. Dai, dai. Abbiamo 48 secondi. Corri, corri. Dai, dai, dai. Però guardate poi com'è bella questa ambientazione di questo livello. Cioè, oppla. Ma quando andremo più avanti ci sono alcuni buchi. Dai, dammi il platino. È oro. E infatti, vabbè, dai, mi accontento dell'oro, dai. La mia sigla sub.
Purtroppo, raga, non posso. Vabbè, ma questo me lo faccio con calma. Provare a fare le reliquie di platino. Questo me lo faccio a parte. Mi dispiace, raga, ma purtroppo lo faccio a parte. E se ci riesco, forse, dico forse, mi sbloccherò il finale alternativo. A parte che io, vi dico la verità, sto un po' rigiocando a Crash 2, dai, sincero. Voi se mi domandate qual è il mio Crash Bandicoot preferito, è stato di per sé il 3, perché è il più facile, raga, grazie. Grazie a tutti quanti. Vabbè, ragazzi, io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sabit è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video.